Signori, bentornati sul mio canale e soprattutto benvenuti nel 2024 di questo canale, perché è il primo video dell'anno e non potevamo che ripartire dal nostro format preferito, ovvero la YouTuber League. È un video importante secondo me, perché bisognava un attimo analizzare un po' il dietro le quinte e tirare un po' le somme della prima parte di stagione, quindi lo facciamo insieme in questo video. Poi, tra le altre cose, visto che so che non mi seguite tutti su Instagram, alla fine di questo video vi svelo anche le prossime date, le prime due del 2024. Detto questo, vai Carlè, manda la musica che partiamo. E quindi, signori, eccoci qui finalmente. Come vi anticipavo, ci sono i social fondamentali, seguiteci subito prima di partire su Instagram, sia a livello personale, Fede Marconi, che a livello di YouTuber League. YouTuber League, non è che c'è proprio una scienza. Ovviamente andiamo in ordine e ripartiamo da quello che sono state le prime 4 partite della nuova YouTuber League. Spesso e volentieri ci avete domandato tante cose e noi con il nuovo format in questa stagione, The Corner, live sulla piattaforma Viola, che tra le altre cose tornerà adesso prima delle prossime partite per vivere i pre e i post partita insieme, poi qui usciranno estratti, cerchiamo di rispondere un po' a domande che per esempio l'anno scorso non sempre avevano una risposta e quindi era tutto un pochino dal nostro punto di vista chiaro, però giustamente c'è chi è più sveglio, va detta questa cosa, e c'è chi è meno sveglio, quindi lo dobbiamo cercare di essere chiari per tutti. Facciamo un punto su queste prime 4 partite, come vi dicevo, e riassumiamole un po'. Che cosa ci hanno raccontato? Lazio-Juve è stata la prima, poi si è aperto l'altro giro nel gruppo B con Milan-Roma, quindi Inter-Lazio e Napoli-Milan. Queste le 4 del 2023. La Lazio è caduta ed è caduta male contro la Juve. In quella partita lì io ricordo una squadra che non c'è stata ed era proprio quella capitanata da Gigi. Cioè, tanti giocatori messi lì, forse la presunzione di aver vinto lo scorso anno, forse, non lo so, l'aver sottovalutato l'impegno o voler essere, parole loro, perché abbiamo parlato singolarmente tutti i protagonisti, cioè la voglio risolvere io, pensa Iaio, ne cito uno a caso, la voglio risolvere io, pensa Savage, e nessuno la risolve, nessuno si aiuta e finisce malissimo. Dall'altra parte la Juve è arrabbiata per aver perso la finalissima proprio contro la Lazio lo scorso anno e quindi è uscito quel tipo di partita. Il Milan è caduto contro la Roma, il Napoli è caduto contro il Milan, l'Inter è caduta contro la Lazio e anche qui ho sentito tanti commenti legati al... Beh, però l'Inter è una squadra... L'Inter è una squadra scarsa? No, perché noi, sempre tra capitani, abbiamo fatto una call, tante call, a inizio stagione. Sulla carta pensate che le squadre che ci sembravano un po' superiori erano Inter e Napoli. Ora, i singoli sono quelli, poi bisogna sapere essere squadra e quello, la carta non lo gestisce. Quello si va in campo e ci si aiuta. Secondo me l'Inter nella partita contro la Lazio non si è messa bene in campo. Anche lì ci sono stati sicuramente degli aspetti in estate che hanno potuto un pochino destabilizzare. Pata all'Inter sarebbe stato interessante, no? Inevitabilmente. Però Pata non ha mai giocato la YouTuber League con l'Inter, soltanto la Summer Cup, quindi comunque sarebbe stata una novità. Però inevitabilmente c'è Andrea Fratino. Andrea Fratino è l'MVP della scorsa YouTuber League, si aggiunge ad una squadra con Pierino, con Gnabry, con Gunter, con Italo difensore centrale. Forse è mancato un po' di equilibrio, ma lì io vado da Gnabry, gli do una pacca sulla spalla e dico: amore mio, fai il capitano in quel caso e aiuta la tua squadra ad aiutarti, però siate una squadra. E quello è un discorso vostro, dovete essere bravi voi. Non siete stati troppo squadra contro la Lazio e anche lì l'Inter ha perso la partita. Ricordate molti gol con Gigi da solo, con buchi difensivi. Lì è assetto tattico, però è scegliere di giocare la partita in quel modo. E secondo me l'Inter si è un po' fatta male da quel punto di vista. Invece la Lazio è tornata ad essere squadra. E il paradosso è che lo so che molti l'hanno valutata su: beh, facile con Jay Pata. Jay Pata è un grande giocatore, un grandissimo giocatore, ha fatto una grande partita, ma non ha fatto la differenza. In Inter Lazio Jay Pata è stato bravo come è stato bravo Gigi, anzi forse meno di Gigi, che per come la vedo io è stato più decisivo, più impattante per il cambio di posizione, per i 3 assist e il gol, come è stato Varamo, che ci ha abituato lo scorso anno a giocare centravanti, però poi si è messo difensore centrale, che è stata una mossa intelligente, ha usato il fisico, ha usato l'impostazione, il piede, quindi ha chiuso molte offensive dell'Inter e ha fatto ripartire la Lazio. Poi si è regalato anche quel cost to cost e quindi quel gol. Insomma, la Lazio è stata squadra, ha fatto una bellissima partita e di fronte, ripeto, c'era una squadra forte. Passiamo invece al gruppo B. Milan-Roma è una partita che inevitabilmente la Roma vince meritando, già sullo 0-0, già nei primi minuti, con tutti in campo, pre-espulsione, ok? È stata una partita che si aveva la percezione il Milan stesse giocando in modo un po'
pochino nervoso e invece la Roma stesse giocando in modo consapevole, dando tutto col giusto agonismo ma non nervosismo, quindi più da gruppo, più con le idee chiare su cosa fare. E poi però è inevitabile, ma questo l'avevo detto già nel post partita, che l'espulsione di Zoccolo Duro abbia fatto la differenza, e quella è un'altra tematica. Quindi ecco, pensate il livello delle squadre anche lì. La Roma riesce a vincere col Milan 2-1, non 5-1, nonostante il Milan in difesa non avesse lo Zoccolo Duro. Poi ovviamente quello cosa ha comportato? Che Berlini di turno, che altri giocatori si sono dovuti abbassare, quindi hanno avuto meno ispirazione, fantasia offensiva per creare i presupposti per passare in vantaggio sull'1-1, per raddoppiare sul 2-0 o per pareggiare sul 2-1 per noi. Però comunque lì la Roma è stata brava a sfruttare il vento favorevole e il contesto favorevole post espulsione. Ci sono stati ovviamente degli episodi, tra cui l'errore di Ragnar sul mio gol e altre situazioni che hanno favorito la Roma da un punto di vista appunto episodico, ma il calcio è anche questo. E poi il Milan d'altronde l'abbiamo visto a Napoli, con delle differenze. Si è fatto male Off Samuel, si è fatto male lo Zoccolo Duro, non potevano venire né Grimbaud né il Rosso. A me sarebbe piaciuto e piacerebbe che le rose fossero sempre le stesse per tutte le partite, però non posso costringere le persone a venire agli eventi. Se Grimbaud e il Rosso hanno delle live in programma, giustamente per loro è lavoro e fanno benissimo a dargli la priorità. Io accetto l'indisponibilità e cerco di sostituirli con sostituti all'altezza. Quindi per il Milan mancava Samuel, siamo andati su Angelo Carpani, che gioca in un altro ruolo, perché poi da un punto di vista tattico era il sostituto dello Zoccolo Duro, da un punto di vista di valore in assoluto il sostituto di Off Samuel. E secondo me, io sono abbastanza soddisfatto di quello che è uscito, perché la partita, torno a ripetere, finisce 3-0. In che modo finisce 3-0? Il Napoli ha creato tantissimo nel primo tempo, Ragnar ha fatto grandi interventi che hanno salvato il Milan, grandi parate. Al 15° del secondo tempo la partita è ancora 0-0, e quindi significa che da un punto di vista di organizzazione rose abbiamo fatto un bel lavoro. E poi a quel punto però che succede? Che esce la qualità, perché Carpani fa una giocata incredibile che porta all'1-0, e da quel momento in poi nel Napoli ho visto un atteggiamento un po' rinunciatario, soprattutto in quei giocatori da cui gli aspetti qualcosa in più, e vado a fare i nomi senza problemi, ovvero Simone Crispo. Lì Simo mi ha un pochino deluso, tra virgolette, sotto il profilo della leadership, ma è stata una cosa che poi abbiamo assolutamente chiarito, e che lui innanzitutto ha chiarito con i compagni di squadra, perché in primis i compagni di squadra non avevano apprezzato tantissimo l'atteggiamento di Simo, che era un po' nervoso, un po' rinunciatario, insomma si era un po' chiuso nel finale di partita, proprio immaginando lo scenario peggiore, immaginando il fatto che non riuscisse a vincere magari un duello con Carpani che stava facendo una grande partita. Insomma, si è innervosito, si è chiuso e si è perso Simone Crispo. È mancato lui nel finale di partita. Non so se è pressione, non so da cosa sia dipeso, però sicuramente è un dato che teniamo lì. Fino a questo punto tutte le squadre che hanno giocato in casa hanno perso. E poi un altro dato interessante secondo me è che le squadre che hanno perso la prima partita hanno poi vinto la seconda. Detto questo però, adesso com'è la situazione? Ci sono le grafiche, le prendiamo direttamente da Instagram. C'è l'ultima partita dei due gironi e in grafica a questo punto vi mostro dove e quando si giocheranno, come promesso. Quindi si parte da Juve-Inter martedì 23 gennaio a Torino, all'impianto Servais, e quindi vi aspettiamo numerosissimi. E poi Roma-Napoli mercoledì 7 febbraio al Don Orione, centro sportivo della Boreale. Saremo lì per Roma-Napoli, che è una grande classica ormai della YouTuber League e della YouTuber Summer Cup. Vi ricordo che per entrambi gli eventi l'ingresso è gratuito ed è per questo che vi aspettiamo numerosissimi. Però adesso vi spiego un po', come già fatto su Instagram, com'è la situazione di ogni squadra, cosa serve alle squadre per arrivare a qualificarsi alla finale d'andata. E anche qui il regolamento non ve lo spiego in questo video perché dovreste conoscerlo, ma se non lo conoscete, nelle schede qui vi lascio i sorteggi di inizio stagione, pre-fase d'andata, perché vi ricordo che verranno risorteggiati i gironi pre-fase di ritorno, quindi dopo la finale d'andata. Lì il regolamento lo spiego proprio in modo approfondito, quindi trovate quel video là. Detto questo, partiamo ovviamente dall'unica eliminata da un punto di vista aritmetico, che era Lazio, per differenza reti, non potrà, nonostante la vittoria di Milano, qualificarsi alla finale d'andata. Poi c'è l'Inter, che si qualifica col miracolo, perché deve vincere con 5 gol di scarto, almeno, cioè se vince con 6 va bene lo stesso, ma deve vincere almeno con 5 gol di scarto, contro la Juve a Torino, nella prima partita del 2024. È Campolunghi contro Fratino, ve lo ripeto, è Campolunghi contro Fratino, capocannoniere ed MVP della prima edizione della YouTuber League, insieme entrambi alla Juventus. Fratino quest'anno è all'Inter, è derby d'Italia, ma è soprattutto Campolunghi contro Fratino. Io sto per avere un'erezione, cioè io vi consiglio di guardare il video quantomeno se non potete essere presenti all'evento, se no venite intanto all'evento. Poi c'è la Juve, appunto, avversaria dell'Inter, che ha un piede in finale in questo momento, non deve perdere con 5 gol di scarto contro l'Inter. Se finisce 4-0 passa la Juve in finale. Nel girone B la situazione è diversa, perché c'è molto
molto più equilibrio da un punto di vista di punti, apparentemente. Perché anche qui, ovviamente, ci sono discorsi di differenza reti, di gol, di miracoli da fare. Però tutte e tre possono passare. E soprattutto solo una, che è il Napoli, ci arriviamo, sembra dover fare il miracolo. Però c'è sempre Roma-Napoli, ho paura a dirlo. Nel senso che il Milan passa il turno se il Napoli vince, ma con meno di 5 gol di scarto. Quindi, se il Napoli vince 4-0, passa il Milan. Se il Napoli vince 5-0 a Roma, passa il Napoli. Ed eccolo qui il discorso del miracolo. Perché il Napoli deve vincere almeno con 5 gol di scarto contro la Roma. E poi c'è la Roma, che è in finale se vince o pareggia contro il Napoli. Che significa o pareggia? Ovviamente, da regolamento, lo sapete, quest'anno non è ancora accaduto, ma chi ci segue dallo scorso anno lo sa. Se una squadra vince nei tempi regolamentari, porta a casa 3 punti e chi perde ovviamente 0. Ma se una partita finisce in parità, i calci di rigore si fanno sempre, con una differenza: quella che vince ai rigori porta a casa 2 punti, quella che perde ai rigori porta a casa 1 punto, come se avesse pareggiato. Di conseguenza, la Roma, se riuscisse a portare a casa 1 punto, sarebbe aritmeticamente sopra il Milan, proprio per quanto riguarda la classifica, salirebbe a quota 4, il Milan resterebbe a quota 3, pur perdendo la partita ai calci di rigore. Adesso passiamo a Instagram, dove vi ricordo di seguirmi, perché mi avete fatto un pochino di domande, alcune anche interessanti. La prima domanda interessante me la fa Dico Lavi, che mi chiede: le finali intermedie in campi neutri, giusto? Io non ti so rispondere, perché in realtà non abbiamo neanche deciso ancora questa cosa. Chiedo a voi: vi piacerebbe un campo neutro? Vi piacerebbe un campo di una squadra che magari ha totalizzato più punti rispetto all'altra, non so, nell'arco del girone? Come la gestireste? Fatemi sapere voi. E poi ovviamente noi ragioneremo. Christian mi chiede: perché non metti il VAR? E io chiedo a Christian: perché non guardi i video? E poi mi fai queste domande. Ne abbiamo parlato in un video. E questa è... Prendo Christian, non ce l'ho con te, ma ce l'ho con chi non ascolta e pretende. Sempre col massimo dell'educazione. Però noi spieghiamo le cose, cerchiamo di essere chiari. E se poi ci fate domande senza ascoltare risposte, è un problema. Fidatevi. Da 1 a 10, quanto è faticoso viaggiare per una partita della YouTuber League? Dipende. Dipende. Dipende dalla partita. Dipende dal risultato quando la giochi. Ma ragionando da organizzatore, ti dico che quest'anno in assoluto la più difficile è stata Inter-Lazio. Lo scorso anno peggio c'è stata Juve-Inter di ottobre, che era a Torino. Perché? Perché entrambe le volte ho fatto tutto in giornata in macchina. E ovviamente significa partire da Roma alle 4 del mattino, tornare di fatto alle 4 del mattino un'altra volta. Ed è faticoso non tanto nel viaggio, perché poi sei lì con altre persone, ti diverti, cazzeggi, metti la musica. Ma è faticoso l'evento in sé, perché da organizzatore, dovendo pensare a quando arrivano i giocatori, avevamo detto che l'evento era alle 2:30, se cominciamo alle 16, la gente se la prende con me, ma non sa che i giocatori arrivano in ritardo. Devi pensare a quello. Devi fare bene la telecronaca, devi fare bene l'evento in sé, essendo una persona socievole, carina, perché così sono tendenzialmente da lucido con tutte le persone che sono lì. Quindi cercare di gestire al meglio le situazioni è un po' più fastidioso. Ti dico, il più bello è stata Milan-Roma, perché Milan-Roma è una partita intanto comoda, nel senso che è stata a Milano, però abbiamo viaggiato in van il giorno prima. In treno i ragazzi della Roma, che sono arrivati la sera prima, però siamo arrivati anche noi in van il giorno prima, quindi chiaramente sei lì che, insomma, devi giocare il giorno dopo, quindi stai attento alle vibes che senti, però cerchi di goderti il viaggio e di rilassarti. Alessandro mi dice: ci mette troppo a uscire una puntata? Che bello. Allora, la cosa che mi piace tantissimo è che si è creato su YouTube un livello di pretesa meraviglioso. L'ho spiegato nel video di fine anno, è molto complicato fare cose più costanti, fare 4 partite al mese, veramente dispendioso, perché Federico Marconi non è il presidente della Repubblica economicamente, quindi fa un po' di fatica. Poi, se ci sono altre realtà strutturate meglio, è normale che si facciano discorsi diversi. Sono contento per le altre realtà. Noi siamo dei ragazzi che sognano di regalarvi in questo contenuto, si impegnano al massimo economicamente e da un punto di vista di contenuto, e ovviamente siamo contenti se questo vi piace. Matteo mi chiede se l'anno prossimo aggiungeremo Bologna e Fiorentina, e io rispondo a Matteo dicendo: è una cosa che stiamo provando a ragionare, cioè la volontà sarebbe quella lì. Tornando alla risposta che ho dato prima, dipende. Se riusciamo a ingrandire tutto, se riusciamo ad aggiungere altre squadre, come avete già visto per la YouTuber Summer Cup, cerchiamo sempre di fare uno step successivo. Non vi prometto nulla, ma vi dico, e lo sapete, l'avete visto anche in questi anni, che cerco sempre di alzare l'asticella per quanto possibile, quindi è una cosa che vorrei fare. Non solo Bologna e Fiorentina, vorrei inserirne anche di più, però è un vorrei, calma. Leonardo mi chiede: perché non segni mai? Ora, Leo, io non so, tu sicuramente avrai già visto Roma-Napoli, che non è ancora uscita, non l'abbiamo ancora giocata, ma tu, che sei un genio, l'avrai sicuramente già vista e avrei visto che io lì non ho segnato.
segnato, ho sbagliato dei gol a porta vuota, ho messo a nudo tutti i miei limiti calcistici. Però ti segnalo che nelle ultime due partite della YouTuber League ho segnato in entrambe. Dovresti averle viste, no? Cioè in Lazio-Roma ho segnato il 2-1 che era comunque un gol un pochino decisivo per la partita e vinta poi 3-1, e in Milan-Roma ho segnato il gol del pareggio in una partita poi vinta 2-1. Non so dove eri in quelle due partite, eh? Fammi flexare i miei unici due gol nella YouTuber League. Raffa mi dice: ma tu e Lasagna state insieme? Basta, è così, non è una domanda, è un'affermazione la sua. Quindi mi fido e lo ringrazio per avermi informato di questa cosa. Matteo mi chiede: è vero, anzi è vero che hai la ciola enorme? Chiedi a Sequolf. Ci siamo fatti la doccia insieme un sacco di volte. La domanda di Marco è la più intelligente. Quanti scarsi e forti ci possono essere in una squadra? Mi concentro sui forti, sui top. E la risposta è 3. 3 perché tutte le squadre, chi più chi meno, ma a 3 top ci arrivano. E quindi prendo come esempio il Napoli, che ha Crispo, Di Mauro e Matthew di base. C'è anche Chianese che ti fa Napoli. C'è anche Enzo Costa che mi chiedete sempre. Quando manca uno si può sostituire. E quindi diciamo che gli scarsi possono essere più o meno 2. I top 3, e a quel punto poi ci sono i medi, quel medio che si avvicina più all'essere un top, quel medio che si avvicina più a essere uno scarso. Esclusi i portieri, ovvio che ci sono portieri che possono fare più la differenza e altri meno, ma nel nostro ragionamento, ve lo dico sinceramente, i portieri non sono mai entrati, fanno storia a sé. Detto questo, signori, ho risposto a un po' di domande, abbiamo rianalizzato il girone d'andata finora, perché non è ancora finito, abbiamo fatto un punto e anche abbiamo provato a capire cosa manca, cosa serve a ogni squadra per arrivare a giocarsi la finale d'andata, e ci vediamo in campo il 23 a Torino con Juventus-Inter, il 7 febbraio a Roma con Roma-Napoli e soprattutto con dei nuovi format che arriveranno in queste settimane. Un bacione, never give up e alla prossima, ciao!